E Radio Radicale, siamo con Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico, per parlare della rivolta al Beccaria. Allora, il Beccaria ci ha abituato in questi ultimi mesi a delle situazioni estreme che insomma testimoniano la disperazione in cui vivono questi ragazzi detenuti, anche le condizioni drammatiche in cui lavorano gli operatori della polizia penitenziaria, che si sono però resi colpevoli in alcune circostanze di atti violenti nei confronti dei detenuti. C'è un'inchiesta, noi non vogliamo dire nulla, però che cosa sta succedendo a suo modo di vedere, mentre il governo domani presenterà un gruppo di intervento operativo per le carceri, una task force per reprimere le rivolte nelle carceri? Beh, diciamo che restiamo basiti, ma ormai da mesi, perché non solo non si sta facendo nulla per intervenire sul sovraffollamento, ma si sta facendo di tutto perché questo sovraffollamento aumenti. Penso al numero, ormai abbiamo perso il conto dei reati nuovi che vengono creati ormai settimanalmente da questo governo e abbiamo purtroppo perso il conto dei tanti detenuti che entrano in carcere senza che ci siano misure sostitutive o misure alternative che vengano applicate. C'è una cronica mancanza di magistrati di sorveglianza, eppure non si interviene per rendere le condizioni di vita e di lavoro, aggiungo, all'interno delle carceri sostenibili. Ormai sono intollerabili e quindi è chiaro che aumenta la tensione. Aumenta la tensione per chi è detenuto in carcere, aumenta la tensione per chi ci lavora. Basterebbe ricordare il numero ormai elevatissimo dei suicidi, siamo a 35, e anche dei suicidi tra la polizia penitenziaria, già 5 quest'anno. Per cui invece di intervenire su questo, intervengono sempre nella cosiddetta fase patologica, cioè per reprimere le rivolte. E addirittura nel pacchetto sicurezza prevedono che la repressione possa riguardare addirittura la resistenza passiva della rivolta in carcere, cioè il semplice rifiuto del cibo oppure il battere sulle inferriate delle celle. Siamo ormai veramente ad una deriva autoritaria e dei metodi che assolutamente peggioreranno la situazione delle nostre carceri, anche quelli minorili, dove abbiamo raggiunto il record del numero di presenze degli ultimi 10 anni, anche perché con il decreto Caivano sono state inasprite le pene di alcuni reati che erano considerati più tenui legati allo stupefacente, ed è stato anche stravolto il processo minorile, per cui mentre prima il carcere era l'estrema ratio, adesso anche i minori finiscono facilmente negli istituti penitenziari. Il Beccaria poi ha una situazione particolare, come veniva ricordato c'è un procedimento in corso, un'indagine molto importante, molto delicata, va fatto luce su quello che è accaduto. Detto ciò, però, questo è un governo che continua a fare gruppi di intervento operativo, che continua a fare interventi repressivi e che non pensa assolutamente alla prevenzione né pensa in nessun modo a migliorare una condizione che sta diventando intollerabile, anziché già intollerabile. E quello che sta succedendo oggi al Beccaria testimonia che dallo scorso anno ad oggi non è stato fatto praticamente nulla. Beh, purtroppo è stato fatto troppo, nel senso che è stato fatto quello che non serviva, ma non tanto e non solo al Beccaria, su cui ripeto c'è un'indagine in corso nella quale non voglio entrare, ma c'è una ormai situazione nella quale questo panpenalismo emozionale fa sì che si creino reati, fa sì che non si intervenga sull'efficacia e sulla durata dei processi, fa sì che non si intervenga sulla possibilità di utilizzare misure alternative o pene sostitutive, e tutto questo ci porta al carcere non come estrema ratio, ma al carcere come unica soluzione di questo governo. Governo ormai liberale e repressivo. Meglio il gruppo operativo per evitare i suicidi in carcere. Penso che purtroppo il gruppo operativo non solo non li eviterà, ma aumenterà le tensioni inutilmente. Piuttosto io mi sarei aspettata dall'onorevole Del Mastro un intervento molto più puntuale su quello che può fare oggi il governo per impedire il sovraffollamento, per evitare un'altra condanna a Torreggiani e per evitare che le nostre carceri diventino, come già lo sono, un'emergenza nazionale. Grazie come sempre a Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD.